una domanda che volevo rivolgere un po' a tutti. Allora, praticamente intervengo come soccorritore, ok, trovo delle persone sulla scena dell'evento, con quale autorità prendo i nomi di queste persone che hanno potuto inquinare le prove? Oppure intervengo da civile, con quale autorità blocco i curiosi? O come faccio a bloccare i curiosi, o come faccio a non far inquinare le prove? Non so se sono stato chiaro nella domanda. Si prende i nomi, da soccorritore o da privato cittadino non ha nessuna potestà di chiedere documenti. Allora, si può chiedere, non avvicinatevi, non oltrepassate un certo limite. Lei chi è e mi può dire come si chiama? Se poi questo non avviene, nel momento in cui arriva una forza di polizia, si rende conto che c'era una serie di persone che alla richiesta di come ti chiami, però non mi hanno voluto dire i nomi. Tenga presente che nel momento in cui lei interviene come soccorritore, l'abbiamo detto tutti, in tutte le salse, tutti quanti come relatori, dobbiamo portare il soccorso alle vittime. Può fare comunque una descrizione di questi individui e li riferisce sia come privato cittadino che come soccorritore. La questione incaricato pubblico servizio o pubblico ufficiale che ho accennato prima è relativa alle mansioni e alle potestà che voi avete come operatori sanitari, non perché sono incaricato di pubblico servizio ho una potestà oppure sono un pubblico ufficiale ho la potestà per andare a chiedere le generalità a una persona, sono due cose diverse. Lo dobbiamo puntualizzare questo aspetto qua. Dopodiché, ad una richiesta, come si dice, domandare lecito e rispondere cortesia, chi non ha nessun problema non ha motivo di dire ma tu che vuoi da me, no? E non ti dico chi sono. Laddove dovesse succedere, io direi che uno deve avere una buona memoria visiva, cercare di capire quali sono i connotati di questa persona e poi indicarli alla polizia giudiziaria che interviene. Oggi come oggi un video non guasta, alla fine no? Poi ci può essere quell'altra soluzione nel momento in cui si fa un'immagine panoramica. Io ho fatto una foto alla sala prima, no? Se qualcuno dice no, non voglio che fai la foto, però è una sala pubblica. A proposito di quanto diceva la dottoressa che un video non guasta, una pubblica assistenza a rischio dell'astigiano in Piemonte, per le mie parti, sta prendendo in considerazione di aiutare il personale con delle bolle, diciamo, come quelle che hanno i carabinieri in servizio di voce strada. Voi le consigliate o no ed è legale averle? Le bolle, diciamo, delle telecamere che si mettono sul corpo durante gli interventi. Guarda, io quando ho iniziato ancora ci prendeva, quando ho iniziato nella formazione ancora si discuteva del prendere le misure per fare la ricostruzione tridimensionale della stanza e la scena del crimine, che è ancora utilissima, però ad oggi veramente ci abbiamo col telefonino, quindi a maggior ragione magari vi dotassero di una cosa del genere, perché sarebbe fantastica, perché già la fotografia è riduttiva, perché già una foto, le dimensioni, le distanze, la prospettiva non è veritiera, un video è un'altra cosa, quindi magari